uno degli aspetti che è stato affrontato stamattina è l'impatto dell'invecchiamento sulle cronicità. I dati sono dati noti, quello che ci aspettiamo già nel 2020, nel 2030 è un 26% di ultra 65 anni sulla popolazione italiana, che in termini assoluti significa 4 milioni in più di anziani. E già oggi, se consideriamo che il 40% degli italiani soffre già di una patologia cronica, questa quota diventa molto più consistente tra gli anziani. Nella fascia degli young old, tra i 65 e i 74 anni, già l'incidenza delle malattie croniche, di almeno una malattia cronica, è del 76%. Se consideriamo la fascia successiva, cioè da 75 anni in su, i cronici diventano circa l'86%. Quindi l'invecchiamento porterà inevitabilmente un incremento delle cronicità nel nostro paese, anche se bisogna considerare un dato importante, cioè le nuove coorti di anziani sono anziani che hanno uno stile di vita migliore, che hanno avuto cure mediche migliori, che hanno livelli socioculturali e assistenziali migliori, che quindi tendenzialmente arriveranno all'età anagrafica della terza età con condizioni di vita in salute più di quanto non l'abbiano fatto le generazioni precedenti. Tuttavia, da un punto di vista numerico, il fenomeno è così rilevante che con ogni probabilità l'incidenza della cronicità e anche della disabilità sarà significativa. Forse sarà concentrata nelle ultime fasi, tenendo conto che l'aspettativa di vita è molto allungata, nelle ultime fasi, negli ultimi anni di vita, tuttavia è facile aspettarsi l'incremento consistente di questi fenomeni.